Ok ragazzi, piccola introduzione prima che inizi il video per darvi un minimo di contesto. Io ho scaricato questa mappa, convinto che fosse una mappa facile, una mappa semplice su cui poter fare un video senza dovermi impegnare troppo a tryhardare su COD Zombie. E invece no, purtroppo è una mappa che si è rivelata esattamente l'opposto. Quindi, perlomeno come supporto, vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi e controllare i miei social in descrizione, tra cui trovate anche Twitch, dove ogni tanto vado in diretta e dove mi troverete in diretta giorno 9 per la reveal del nuovo COD, e anche il Discord dove trovare altre persone con cui giocare. Adesso smetto di per i coglioni, basta con la intro, iniziamo col video. Ok ragazzi, oggi siamo su una mappa che si chiama La Torre Possibile. È una mappa zombie di Black Ops 3 che, boh, non lo so, l'ho scaricata perché il creatore, boh, mi ha fatto simpatia. Forse non doveva farmi simpatia perché i zombie iniziano a correggiare subito. È una mappa zombie che, secondo il creatore, è più figa delle altre perché ha la luce volumetrica. Sì, ha letteralmente scritto questo, ha scritto: ah, vedi, rispetto alle altre torri io mi sono impegnato per fare le luci volumetriche. Tra l'altro è una torre, ma, oh cazzo, no, non doveva andare qua. Non doveva andare qua, è una pessima idea. Ok, restartiamo subito la mappa. Perché è successo un bordello. Nemmeno il tempo di fare la intro. Già veramente mi sta venendo voglia di uccidermi. Perché una tower devo giocare. Prendiamo subito il Quick Revive. E qui intorno non mi sembra ci sia nulla. A parte la Gabble Gun Machine. No, voglio fare Gabble Gun. Voglio fare Gabble Gun. Voglio fare Gabble Gun. Voglio fare Gabble Gun. Veloce, 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 veloce. Voglio fare Gabble Gun. Dammi quello che... No, in bella vista, ma che cazzo... Abbiamo capito che fare Gabble Gun è una pessima idea. A parte le Gabble Gun fuori non c'è assolutamente nulla. Quindi ci conviene prendere il Quick Revive, fare le prime uccisioni. Qui c'è la Kiparis, che potrebbe essere una buona idea. E qua c'è una Matrioska. Prendiamo anche il Time Warp. Oh, guarda che bello, adesso vanno piano i zombie. Quanto si gode. Ah, ma tra l'altro abbiamo 3000 punti. Ma 3000 punti quando cazzo li ho fatti? Quanti punti minavano zombie? Normale, no? Non lo so allora quando cazzo li ho fatti 3000 punti. Però so che ci conviene iniziare ad aprire, visto che la prima porta costava un cazzo, tipo 7,50. E 1500 la seconda, qua c'è la corrente, attiviamo la corrente. E qui c'è il... scusami, c'è un pezzo dello scudo e anche il PHD e non posso aprire. Vaffanculo, creatore. Ti tiro una granata? Forse con una granata tipo ti liberi? No, però c'era una matrioska che abbiamo preso con la granata, mi piace tantissimo. Ogni tanto le cose vanno anche bene. Dobbiamo completare questa tower e non ho nemmeno guardato quant'è alta, bene. Porca puttana, stavo per dire neanche troppo. Oh, che cos'è? Cosa ho preso? Ah, uno slot per un perk, mi sa. Sì. 2250 per aprire qua. Qua ci sono le munizioni, si gode. Io direi di continuare a uccidere un pochettino prima di prendere le munizioni. Buttiamo anche qualche granata. Ho preso un'altra matrioska. Ok. Mi piace il fatto che io non le stia vedendo. Qui c'è uno zoppo che però, vabbè, stavo dicendo teniamoci lo zoppo, ma non credo abbia molto senso. Oh, buono, zombie cash. Apriamo subito. Qua c'è un'altra matrioska. C'è anche un perk. Prego, dammi. Cazzo m'ha dato? Ah, questa è la minigun. Mi ha dato il time slip. No, come cazzo si chiama? Il bombshell, questo qua. Non mi ricordo nemmeno che cazzo fa il bombshell. Mi ricordo solo il nome. Quindi non lo prenderò. Apriamo la prossima porta, 3000. E qua c'è un'arma che sembra un minimo più decente rispetto a quella che abbiamo adesso. Qui però la minigun. Oh, la minigun è tanta roba. No, non mi infamate la minigun, che best minigun mai creata. Anche se è un pompa di merda. Comunque. Oddio, ma in realtà il bombshell è buono. Io me lo prendo. Oddio, no, spawnano pure sopra. Che cazzo stai a dire? Ma da dove spawnano? Oddio, no, l'urlatore. Devi morire. Ok, prendiamo il per 2, prendiamo l'instakill. E io direi forse di prendere anche la cordite, sai, per avere un'arma in più. Non fa mai schifo. Qua 3500 la prossima porta. Mannaggia il cazzo, perché costano così tanto le cose? Cioè, oddio, in realtà fortunatamente all'inizio della mappa ci ha dato quei punti a caso. Io tirerei granate lì a random perché vediamo di prendere una matrioska. Prendiamo anche il bonus questo qua che abbiamo uno slot dei perk in più. E abbiamo detto 3500, ce l'abbiamo, apro. Devo salire subito perché iniziano a spawnarmi sotto il culo i zombie. Esatto, non mi piace per nulla sta cosa. Inizio a non morire più. Questa non è una bella cosa. Max Ammo, buono. Time Warp, buonissimo. Il Time Warp è buono come il pene. Tiriamo le granate al solito. E qui la porta costa 4500. Comunque la Kiparis mi sa che è meglio forse della cordina. No, no, il cazzo non è meglio della cordina, manco per sbaglio. Abbiamo bisogno di una speed cola. Abbiamo assolutamente bisogno di una speed cola. Ok, io direi di salire. Proviamo ad aprire. Sì, la possiamo aprire, godo. Vediamo che perk ci dà. Dammi qualcosa di decente. La double tap. La double tap è goduriosa. Però, madonna, devo riuscire a prendere, perché sì, è effettivamente goduriosa. La dovrei riuscire a prendere. Questo è un problema. Tra tutti i bonus mi doveva dare Blood Bunny. Dai, 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 dai. Ma no, così non la posso prendere mai e poi mai la double tap. No, così non la potrò prendere mai e poi mai. A parte che sto finendo i colpi. Oddio, 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 oddio. Aspetta, 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 aspetta. Ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. L'ho presa, ma non me l'ha presa. L'ho pre ha fatto il rumore di me che la prendevo. Mi ha pure lavato i punti. Ma non me l'ha presa. No, non mi fa nemmeno più accoltellare. Ma si è buggato malissimo. Niente, si è buggato malissimo. Non posso nemmeno più mirare. La stamina up, non la voglio la stamina up. Vaffanculo, gioco. Dai, ma perché si è buggata così male?
male. Oh, kaboom, si gode. No, si è buggata malissimo. Cioè, mannaggia il cazzo, ma dai. Non posso più nemmeno tirare granate. Niente, ragazzi, la mia partita finisce qui. Anche volendo non posso nemmeno accoltellare con instakill. Non posso cambiare arma, non posso più fare nulla. Niente, si è rotto il gioco, ragazzi. Ho rotto il perk. 7500, sì, costo cazzo li faccio. Ho finito. La mia partita finisce qua. Posso provare a prendere le munizioni per questa, no? Ah, non me le fa prendere. Fantastico. Davvero divertente. Ah, qui tra l'altro c'è un pezzo dello scudo che non posso prendere. È stato molto, molto divertente. Sì. Sono veramente felice di come è andata. Ora col cazzo che risalgo sopra. Porco i... Ah, ma io qui ci posso entrare. Certo, adesso entrarci. È stata un'ottima idea. Sono salvo. Ah, non sono salvo, ma come il cazzo. Ah. La vita è bella, ragazzi, ricordatevelo sempre. Non è per nulla fastidioso morire male così. Prendiamo il pezzo dello scudo che sta qua dietro. Perfetto. Tra l'altro l'icona del quick revive di Vanguard. Che schifo. La minigun mi fa godere non poco. Io mentre che ho la minigun direi di iniziare ad aprire le prime due porte e prendere il pezzo che sta qua dentro. Ah, devo prima attivare la corrente. Una volta che attivo la corrente, com'è che si apre qua? Perché prima si è aperto? La granata sarà stata? Non credo. Prendiamoci la Kiparis perché abbiamo bisogno di un'arma decente. Non ho capito. Ah, ok, sì. Tirandogli le granate si sistema tutto. Io prenderei il PHD. Voglio uscire e andarmene subito. Perfetto. Cazzo, ci ha levato i punti. Dovete morire male. Vediamo se le granate sono a grappolo con... Sì, sono a grappolo col PHD. Si gode. Allora, apriamo. Va teoricamente. Dacci un perk buono, la double tap. Niente, la double tap fa buggare la mappa. Non posso cambiare arma di nuovo. Allora, ragazzi, la double tap fa buggare la mappa malissimo. Quindi non la prenderemo più. Cerchiamo di non morire mentre prendiamo i pezzi dello scudo. Ok, li abbiamo presi tutti e due. Vaffanculo, morite male, zombie. Fatemi prendere il quick revive. Qui tra l'altro c'è pure... Beh, a parte si gode l'instakill. Però c'è la matriosca che dobbiamo prendere. Ok. Ma che poi le matriosche ci danno tipo uno sfottio di punti. Ecco che cosa che ci dà 3000 punti. Ok, prendiamo il kaboom e apriamo le prime due porte. Prendiamo la matriosca lì dentro. Attiviamo la corrente. Prendiamo anche quella lì sopra. Prendiamo il pezzo qua dentro e anche il PHD. Non riesco a uscire. Prendiamoci la Kiparis. Ok, apriamo. Prendiamo la matriosca. Qui ti prego, dammi qualcosa che non sia la double tap. Apriamo pure qua e prendiamoci la cordite nell'altro slot dell'arma. Prendiamo un po' di granelle lì, non fanno mai male. Fa un altro slot dei perk. Mamma mia, che fastidio il fatto che la double tap sia buggata. Ok, apriamo. Qui non mi pare che ci siano matriosche, quindi possiamo andare avanti. La porta qua costa 4500. Iniziamo a essere in una situazione non fantastica in realtà. No, cazzo, quella è buona. Anche questa è molto buona, però quella la preferirei. Non per essere cattivo, però. Porca troia, stavo morendo male. Datemi quella minigun. Oh. Non ho dovuto buttare giù. Questo è il motivo per cui ho preso il PHD. Il PHD è stato il miglior acquisto che potessi fare. Oh, che bello, le spawnano quando ti butti giù. Io, no, vabbè, i colpi della cordita non mi servono. Quelli della Kiparis li abbiamo appena trovati. Va bene così. Direi che mentre che ci siamo, apriamo la porta qua. Qua c'è un'altra matriosca. Prendiamo subito. Dammi un qualcosa di buono. Lo zomshell. Boh, sì, no. Non lo voglio. Preferisco aprire. Oh, madonna, lo zombie. Lo zombie che ti urla in faccia. Oh, madonna. 4750 per aprire. Apro subito. Oh, kaboom. Oddio, speed cola pure. Oh no, ma la speed cola dov'è la matriosca qua? Ho dato i punti ma non me ne ha dati abbastanza per prendermi la speed cola. La speed cola però la devo prendere per forza, sperando che non si buggi. Bugga, madonna, mi metto a piangere. Ok, non si è buggato. Speed cola ce l'abbiamo. Io spero che più avanti ci sia un'arma. Sì, c'è un'arma. Bisogna vedere quanto costa la porta. 7500. Cazzo. 7500 più i soldi per un'arma devo farmi. Non so se ci riesco. Mi sa che dovrò scendere sotto a prendere le munizioni. Non mi sta dando nulla di anche lontanamente utile. Quindi mi tocca scendere sotto. Prendere munizioni e la cordite. Prendiamole. Perfetto. Oh, il time warp è buono. Molto buono. Dai, morite. Pezzi di merda, dai. Ah, tra l'altro ho preso un'altra matriosca per sbaglio. Mi piace. Bello, tirare granate a caso funziona sempre. Apriamo l'altra porta. Qui quanto costa? 2700. 2700 non è poco per nulla. Però la possiamo fare ad arrivarci. Certo, la double tap ci avrebbe aiutato in un poco. Ma non la possiamo prendere. Il gioco è una merda. Cioè, la mappa è una merda. Il creatore della mappa è un pezzo di merda. Che l'ha fatta malissimo. Comunque, prendiamoci l'M60, si gode. Almeno adesso teoricamente abbiamo un po' meno difficoltà. E in realtà no, 500 per aprire, possiamo costruire lo scudo. Costruiamo subito lo scudo, veloce. Reso, ok, si gode. Lì c'è una matriosca tra l'altro, quindi tiriamoci un paio di granate. Perfetto, 8 su 15. L'M60 non andrà bene per nulla comunque, perché per ricaricare ci sta veramente tanto. Sì, ok, è fortissimo tutto quello che vuoi, però sta fin troppo per ricaricare. E non abbiamo un jug. Non avendo il jug, siamo un po' nella merda. Muori male, zombie. Sì, siamo un po' nella merda.
merda, non avendo il jug. Quant'è che costava la porta? 20.000. Ok, devo scendere a prendermi le munizioni dell'M60. Non è vero, è una bugia. Era un prank, ti gode. Possiamo prendere quella matriosca? Sì, la possiamo prendere anche da qua sotto. Bene, così abbiamo un po' di punti in più. Ah, il time warp è pure una goduria. Anche perché io adesso ho la cordite. Posso sparare tipo gli zombie con questa per fare punti. Visto che l'M60 lo uso per sopravvivere. Ah, lo zombie incredibile deve morire. Dai, vedi che bella la cordite. È bella il cazzo, in realtà non fa nulla. Però proprio perché non fa nulla ci possiamo fare un sacco di punti. Oh, buono Easter Kill. Minchia, adesso torna utile la cordite. Oh, guarda, lo zombie cash, il blood money, denaro insanguinato. Come cazzo si chiama in italiano? Non me lo ricordo, sapete. Quanto manca al sopra? Oh cazzo, ancora manca un bel po'. Ancora manca un bel po'. Siamo tipo a metà all'incirca. Ok, abbiamo praticamente finito i colpi della cordite. Ne usiamo l'M60. Oh, doppi punti. Gode. Oh, oppure la minigun. Allora siamo qui fino a quando non finiamo anche la minigun. Visto che abbiamo il doppi punti per ora, lo possiamo sfruttare. Ok, abbiamo finito anche la minigun. Io direi di aprire. 20.000. Speriamo che non aumenti il prezzo delle cose. Oh, il Vigor Rush. Almeno un'alternativa alla Double Tap. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Dai, dai, dai. Non siamo messi male. 8.000 per aprire la prossima. La matriosca già l'avevamo presa là. Sì, penso di sì. Però è il dubbio. Oh, guarda col Vigor Rush che quando prendi lo zombie quanto è bello ucciderli. Li one-shottiamo praticamente. Con un colpo in testa li one-shottiamo. Quando non rimangono senza testa incazzati. Che fastidio sta roba. Però sì, ottimo. Dobbiamo fare 8.000 punti. Ci siamo quasi in realtà. Ora non mi uccidete. Sono troppo giovane per essere sbranato vivo. Non che ci sia un'età in cui dici, sai cazzo, ho X anni, allora va bene se mi sbranano vivo. Diciamo che preferirei evitare. Ok, 8.000 punti fatti. Apriamo subito. Via, via, via. Qui ci dà un altro perk. Che perk ci dai? Il jug. No, il deadshot, che schifo. Abbiamo bisogno di un max ammo. Abbiamo assolutamente bisogno di un max ammo. Ma tipo ne abbiamo veramente assoluto bisogno. A meno che, quanto costa sta porta? 5.000 qualcosa. Potremmo farcela a prendere l'altra arma più avanti, ma non so se fa schifo. Quindi questa è un po' la mia preoccupazione. Sia tipo un'arma di merda. Vabbè, lo scopriremo solo vivendolo. Ah, un Instakill. Ok, ok. Apriamo e proviamo l'arma questa qui. Al posto della cordite. Che cos'è? Un Honey Badger. No, buono, buono. Mi piace l'Honey Badger. Qui ci dai che cosa? Oddio, il Dying Wish. Il Dying Wish in realtà è molto buono. Il Dying Wish lo voglio. Sì, ok, no, l'Honey Badger comunque fa schifo al cazzo rispetto anche a tutto il resto. Tipo soprattutto all'M60. L'M60 per ora è tipo l'unica cosa che mi tiene in vita. Oh sì, la minigun. Devo prendermi il Dying Wish, tipo assolutamente. È fondamentale che io lo abbia. Oh, qua c'è una mini cazza fa comunque. Basta, fammi prendere il Dying Wish. Proprio come il pene. Quant'è che costa la prossima porta? Costa 6.900. Ok, iniziamo a essere messi malino. Tipo quel doppio punti non riesco a prenderlo. Oh, il max ammo. Ti gode, possiamo usare l'M60. Ti gode. Oh, mamma mia, quanto cazzo è più forte l'M60 di qualsiasi altra cosa. Abbiamo un kaboom, possiamo anche aprire la porta. Qui che cazzo è, che arma sei? Il Galil. Il Galil è meglio dell'Honey Badger, sì, teoricamente. Ma lo è davvero. Tra l'altro, nel frattempo l'Electric Cherry me la prendo volentieri. Non so se prendere il Galil. Sì, mi prendo il Galil. Sì, mi prendo il Galil. Qui, tra l'altro, che cosa sei? Il Blood Wolf Bite. Oddio, Luna. Luna potrebbe essere utile. 4.200 per aprire. Visto che abbiamo i punti, io direi di aprire. Tra l'altro, dobbiamo controllare pure se c'è una matriosca. Vabbè, ora ci tiriamo una granatella e via. Dovrei anche, in realtà, cercare di prendermi il Blood Wolf Bite. Ma non lo so se ce la farò. Tipo ora di corsa. Tipo adesso. Perfetto. Preso. Si gode. Allora, ricarichiamo l'M60. Abbiamo fuori il Galil. Ma le altre matriosche dove cazzo sono? Non le sto più trovando. Cioè, non le sto più riuscendo a prendere. Non mi pare di averle prese tutte. Ma neanche lontanamente. Cioè, tipo, ne mancano ancora 4, roba simile. Non mi ricordo il numero preciso. Sicuramente non ne mancano poche. Quanto costa qua? 7.500. Oh, si gode la minigun. Io direi che mentre che abbiamo la minigun, apriamo la porta. La cassa, vabbè, non c'è bisogno nemmeno che ce la facciamo. In realtà, qua dietro non ci sono matrioschi o roba simile. Quindi va bene così. Quant'è che costa la prossima porta? 8.000. E più avanti c'è anche il pagapunch. Beh, sappiamo tutti quanti che arma pagapuncherò. Perché proprio questa che ho in mano. Il problema è che per pagapunchare quest'arma che ho in mano, avrei bisogno di colpi. Boh, munizioni o qualcosa di simile. Dai, gioco. Dai, droppami delle munizioni. Dai, sii gentile. Ok, forza che... Mi sono buttato in mezzo agli zombie. Eh sì, ma come faccio a uscire da questa situazione adesso? Sto cazzo, porco. Allora, non rompermi il cazzo, tu zombie. Fammi prendere il quick revive. Veloce, veloce. Dai, piano piano. Non ho più il PHD, perché non lo posso prendere. È proprio fuori discussione prendere il PHD adesso. Però va bene così. Adesso dobbiamo solo risalire e non morire male. Riprendendo anche, tipo, almeno il Vigor Rush. Il problema è che non mi ricordo quanto costa il Vigor Rush. Oh, che cazzo dico il Vigor Rush? Servirebbe a Speed Cola. Adesso mi devo fare i punti. Ah, cazzo, non ho granate. Non è una bellissima situazione quella in cui mi sono cacciato. Sono un po' messo di merda, devo dire. Devo farmi una cassa. Non ce la farò mai. Ma sì, dai, sì, si può fare. Facile. Ci vuole. Avete visto? Io no. Devo riuscire ad arrivare a prendere quello che è uscito nella cassa, ma non ce la farò mai. E infatti, odio la vita. Se ti rendi conto di che cazzo devo fare per completare una tower? Dimmi se ti sembra normale che mi devo mettere a coltellare gli zombie uno per uno. Ah no, sono caduto. Bello.
Minchia, dopo mezz'ora la mia unica possibilità è non prendere il quick revive, salire e prendermi tipo tutti i punti dei perk. Ma dico, io sto andando tanto bene, perché deve andare tutto così di merda? Ah, perfetto, della speed cola già mi sono pure presi. Quant'è che costano le munizioni? 1300, madonna mia. Non mi dà punti se li prendo col il coso del razzo, vero? A parte vabbè, non li uccido, però non mi dà punti in ogni caso. Fai 720 punti, dai. 1000 punti costano le munizioni della, del cazzo di Galil. 1000 punti, davvero. Cioè, non posso prendermi nulla. Non ho letteralmente più niente. Nemmeno lo scudo. E mo che fa? Ti posso cantare una canzone, zombie? Non che sarebbe cambiato molto in ogni caso.